Ciao Vincenzo, bella questa idea di fare uno spettacolo sulla cosa più importante di ognuno di noi, la vista. Solo tu potevi avere un'idea così preziosa. Ed è fantastico sapere che mentre la tua vista purtroppo ha dei cedimenti, tu piano piano scopri che solo attraverso l'arte di non vedere ti accorgi che fra le cose più belle che hai fatto, le migliori saranno sempre le cose più semplici. Ed è questa la tua forza, è sempre stata la tua forza. Cogliere il necessario e non di più, perché il di più tende a sbiadire, a cancellare. Ecco perché quando ti ho parlato del vuoto, tu non l'hai più dimenticato. Ti ricordi? Il programma che ho appena finito di preparare ti piacerà tantissimo. Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni, anche se ancora non è chiaro su quale rete andrà in onda. Devo decidere. Se non sarà la Rai, sarà la 7. Comunque, quello che conta è che le puntate sono davvero forti. Poi, anche se nessuno le vede, è importante che ci siano. Un giorno la gente le vedrà senza il bisogno di un televisore. Le pensa e appaiono nei vicoli, nelle strade, sui monti, nelle spiagge, sott'acqua. Applaudiranno tutti. Ciao Vincenzo, ti voglio bene. Grande, grande Adriano. Grande Adriano. Grande Adriano. Mi alzo quasi in piedi, anche se le mie gambe non me lo permettono. No, per rendere omaggio ad Adriano, che mi ha permesso ancora una volta di fare il mio mestiere. Ci ha dato una notizia. C'è un programma nuovo. Sì. E che Dio lo benedica sempre fino a quando ha voglia di fare delle cose belle come fa. Ciao Adriano, ciao Claudia. Grazie Adriano, grazie a Claudia. Ci ha dato una grande notizia, Adriano. Guarda, questo è un grandissimo scoop che dai. L'importante è che Adriano combini qualcosa e ovunque lo combina sarà ben fatto. Perché è un genio, lo vogliamo dire.